Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Sonia Bruganelli si prepara a scendere in pista senza Angelo Madonia per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. La ex moglie di Paolo Bonolis sarà in gara con il maestro Carlo Aloia, smentendo voci di tensioni con Milly Carlucci. La 19esima edizione dello show di Rai 1 inizierà il 28 settembre e vedrà Sonia ballare insieme ad altri personaggi famosi come Anna Luca Stoldi, Federica Nargi, Francesco Paolo Antoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i cugini di campagna Bianca Guaccero e Luca Barbareschi. Sonia ha spiegato di aver scelto di non ballare con Angelo per potersi lasciare andare completamente nel ballo e fare cose che non avrebbe potuto condividere con lui. La produttrice TV ha parlato dell'ottimo rapporto con il suo maestro Carlo Aloia, definendolo una persona con cui potersi aprire completamente. A poco più di una settimana dall'inizio dello show, Sonia si è detta pronta per questa nuova avventura, nonostante il duro lavoro e i dolori fisici. Ha parlato anche della sua separazione da Paolo Bonolis, definendola un periodo di cambiamento inevitabile. Sonia ha sottolineato che la sua vita è cambiata e che si trova in una fase di nuovo inizio, con un equilibrio diverso e un'accelerazione dei cambiamenti. Nonostante le difficoltà e i dolori fisici, Sonia si è detta sicura della sua scelta di partecipare a Ballando con le Stelle e di non avere rimpianti sul suo ruolo. Ha anche ammesso che sarebbe stato divertente fare il giudice nello show, ma che non avrebbe rappresentato un vero cambiamento.